Popolo di internet, uomo che sapeva troppo per gli amici, uomo, fuori sta piovendo. Io ho mangiato un panino al volo. Andiamo a vedere Dune parte 2. Venite con me, venite con me. Niente momento benzina perché l'ho già fatta. Sta piovendo, ora qui non lo vedete, ma sta piovendo. Vediamo che clima farà a Melso. Su Arrakis sicuramente la pioggia non ci sarà invece. Ci siamo, Arcadia. Ora vediamo, dentro dovrebbe esserci Deboz che sta già aspettando. C'è Travatar che forse ha fatto maratona, quindi ha visto il primo Dune anche. Ma insomma, ora entriamo. Ovviamente piove, eh? Piove anche qua. Quindi Arrakis sotto il sole, Arcadia sotto la pioggia. Prima tappa, Deboz. Ecco l'uomo più bello del mondo. Buonasera, signor Buonasera, Deboz. Lei è il buonasera. dinosauro dell'Arcadia? Assolutamente sì. Adesso spengo perché dobbiamo baciarci. E Quindi con l'accento, io non vo... sono il dinosauro Lui è il dell'Arcadia. dinosauro dell'Arcadia. Spengo perché non possiamo mostrare baci in video, non si sa mai, però adesso poi ci rivediamo. Allora, Paolo ha appena sbattuto le balle contro la spada di Thanos. Quindi probabilmente Paolo non avrà più degli eredi. Sta salutando un po' tutti. Buonasera, salutiamo un po'. C'è la Sorelloschi, c'è il signor Mattioschi, c'è il signor Dianbaum. Sai che te lo Mi fa sempre strano chiamarlo così. Signore mio, perché io sono professionale, sai? Come fa che la le vedere, fa due vedere. diventa di Fa vedere al mio pubblico il bianco di questo Siamo capello. dove? Strano. È segreto solo per voi. A Caprera. Sapete perché? Perché è stato su Arrakis, troppa luce, ma... Sono naturali, e quello sì, sono naturali. Emilio si vede poco, ma... Reed Richards! Reed Richards, infatti sei in Lizza, probabilmente. Sì. La spada al contrario... No, veramente, è dietro, non la vedo. Deboz, cosa si aspetta dal film? Io mi aspetto sega due mani. E demonetizzazione. Demonetizzazione, no, ci sta, ci sta. Lei, signor Emilio, lei è un po' in ansia, ha un po' di tachicardia. Ma da settimane, settimane. Ho rischiato l'infarto ormai. Lei è un grande fan di Dune. Io ogni tanto vedo i video del signor Emilio dove lui ti spiega tutto, ti dice chi è quello. Quindi sono puntiglioso, però mi aspetto da tastamento preciso e puntiglioso. Andiamo dal signor Mattioschi. Signor Mattioschi, siamo lei... in mezzo ai fuochi incrociati, aiuto! Lei che fra l'altro è il prossimo Reed Richards, perché tutti continuano a dire questa cosa, che non è evidentemente. Cosa si sì, perché aspetta? Mi sono messo un maglione blu e quindi ho vinto. Solo Reed Richards. Cosa si aspetta da questo duo? Un po' più di sostanza. Di fatto, di spice, non come spezia, però un po' esatto. Di storie che accadono, voglia di fare per i protagonisti. Bravo! Vogliamo piangere per loro, vogliamo essere tristi, non vogliamo dire, vabbè, che me frega. Se questo muore o vive, vedremo, vedremo. Vedremo. Qua abbiamo un ricoglionito, buonasera. Ah, siamo buonasera, buonasera. Sempre più vicino, sempre più vicino. Che momento. Allora, caro uomo che sapeva troppo. Tanto no, mi stava ci mettiamo? Stava chiamando Tumà, quindi... Ah sì, quel budello. Sì, ma... Saluto la signora, ma la signora qualche, innocente, qualche poverina. C'è qualche utente che ha mai provato a vederlo in contemporanea? Assolutamente sì. Qualcuno dovrebbe farlo. Ma vorrebbe un montaggio. Sì, sovrapposto. Cioè, l'avevamo fatto con... Sicuramente trasforma il trailer. Con Barbie. Con Barbie. Ah, allora, durante Barbie. Durante Barbie. Tu guarda me, io guardo te. Va bene. Amici dell'uomo che sapeva di porco. Amici di Paolo poco innocente. No, che sapeva di spezia. Che sapeva di la spezia. Io ho raccontato già che hai preso una pallata. Ho picchiato un'uccellata, fai vedere la spada. No, l'ho già mostrata, l'ho già mostrata. Per salutare chi c'era, ho picchiato veramente. Sai, vabbè, non entriamo nel dettaglio, però. Niente eredi per Paolo. Lo sai, io non sono un grande fan, però lo ammetto, il primo mi piace molto. Tu invece cosa dici? Io sono un fan più piccolo, un ventilatorino. Ok, un ventilatorino, quello che usa il figlio di Thor. Ventilatorino, sì, esatto. Però ci aspettiamo di godere stasera. Sì, allora, come dicevo prima, il signor Mattioschi, il primo Dune soffre un po' di quella freddezza, un pochino di alcuni film di Villeneuve, e quindi un po' mi faceva dire, mi frega un po' poco di quello che sta succedendo al personaggio esterno. Okay. Io spero che qui
si appassioni un po' di più. Invece io ti sorprendo, anche se non è il mio genere, ho avuto la conferma rivedendolo, sì, dopo il grande schermo, a me proprio il film non annoia. No, quello no. Mi coinvolge, anche se l'azione alla fine più che altro è teorico. Allora, è un grande prologo il primo. Però, cioè, io l'ho rivisto, a me non importava niente di Dune 2, mi sono dovuto ributtare nel mood. Dopo il primo ho confermato che è bellissimo, poi sicuramente questo mi potrebbe piacere e da qui al terzo mi sarà passata la voglia un'altra volta. Che è già stato scritto, pare che sia già pronto, dice. Però siamo curiosi. Però siamo molto curiosi. Poi sappiamo che nel film c'è anche Christian De Sica, diciamolo, quindi è Jerry Calazzi. È Jerry Calazzi. Nei panni del Dorme delle Sabbie. Ma infatti, assolutamente sì. E da qua nasce l'Ibi Dune, infatti che sarà il... Ridilla inquadrata. L'Ibi Dune. Andiamo dal mio amore. Dai, dai, sci. Andiamo, seguiamo papà Mattioschi, che poi è quello che prende sempre i biglietti per noi. Due grandi assenti questa volta, perché non c'è la Svet e non c'è il signor Giacomo. Se volete fare delle illazioni sui due, potete farle, potete farle. Aspetta la locandina sulla perna. Ah, no, no, bisogna, c'è un momento locandina. Eccola, un momento locandina. Foto davanti alla locandina. Ricordo che è quella. Rubare una locandina. Non ce n'è una in 3D, però l'hanno fatta per Bob Marley. Bob Marley è l'unico che ha la locandina in 3D. Sembrano oggi gli Scotti. Mamma mia. C'è anche Scotti, Calà, De Sica, Scotti. Bene, andiamo a prendere i nostri posti in sala. Ma lo amo perché tipo quando vai a pesca, giustamente. Assolutamente sì. Tra l'altro oggi è l'onomastico dei pescatori, è Sanpei. Quindi festeggiamo, siamo arrivati all'Arcadia, dopo torneremo e guardate Devos quanto è bello. Chiuderei con un suo primo piano. Chiudo anch'io su Devos. Locandina presa, quindi ce l'abbiamo fatta. Signor Emilio, ha fatto il bottino? Ho fatto il bottino. Perfetto. Ho il primo nello studio. Ho quella di Lynch nello studio, mi manca. Quindi ora può mettere, perfetto. E Jodorowsky, ma quella mi sa che non la prenderò mai. Molto figa però, molto figa. Attenzione, ingresso dell'Arcadia. Ma io sto veramente registrando tutto. Adesso Paolo deve far pipì. Io devo andare. Lo registro a fare anche una mentre bella va. Pipì. Citiamo i bei film. Lo accompagniamo in bagno. Ma facciamo mentre Paolo va in bagno. Vi lascio, ragazzi. Buon bagno. Buon bagno. Dopo. Andiamo mentre andiamo in bagno. Dica. Anche te, te lo devo arreggere? Certo. Questo è il momento. Guardate i bagni dell'Arcadia. I bagni dell'Arcadia sono strani, arrivi in questo momento un po'. È buio, ma tanto noi siamo fatto le scuole serali, lo sai. Sì, quindi siamo bravi. No, te pensa che l'altro giorno ero qua al cinema e in 10 ragazze, ma bellissime, mi hanno chiesto di uscire. Eh beh, certo. Era entrato nel bagno delle donne. Con questa io stoppo. Che bellezza, che meraviglia. Peccato per la compagnia, ma... un video? Certo, è sempre pensavo un video. Fosse un audio. Immagini fare tutta una recensione audio. Che meraviglia. Come vedete... Tanto sala piena. L'uomo che sapeva troppo. Siamo qua a vedere questo film che si chiama Alle dame del castello piace fare solo quello, parte 2. Parte Dune. E siamo pronti. Sala piena. Buona visione! Allora, non si vedrà nulla, no? Però qua c'è Paolo che sono riuscito a vederlo. Stiamo facendo una partita di poker, io sono il piccolo buio. Esattamente. Lui è il grande buio. Quello che è successo è che ovviamente devono ancora montare bene la pellicola del film, perché il film è in pellicola a 70 mm e ci sono dei problemi. Ci vuole del tempo perché la pellicola venga sistemata, trama tenta di uccidermi e non lo vedete. Intanto quindi ora è un po' che siamo al buio, cioè qualche minuto che ci godiamo questa oscurità. E non vi dico cosa mi sta facendo l'uomo. Paolo. Non vi dico cosa sta facendo a Paolo. Ma se in sala ci sono un po' di fidanzatini, è un appuntamento al buio? Sì. Bella, questa è veramente bella. Assolutamente sì. Spengo qua perché tanto non state vedendo, state solo sentendo le nostre cazzate. Speriamo il film parta. Speriamo, anche perché dura un pochino, quindi sì. Ragazzi, vi ricordo, sai cosa ci faceva uno sputo sulla scala? Saliva. Come la coca che cola. Eccoci. Allora? Eccoci qua, allora 60 minuti. Eccoci. Io e Paolo
adesso vedrete, positivi al Covid. Un po' positivi, ma con qualche riserva. Allora, intanto andiamo qua che c'è meno confusione. Però dovrebbe esserci anche lui. Allora, buonasera, intanto buon è Luca. Uno dei più, cioè dei più bei camei sul mio canale, perché appare in quasi ogni recensione dell'Arcadia. Addirittura più delle mie, bravi. Sì, personaggio ricorrente. Allora, stai lì e poi se ne vanno. È difficile. È un po' un casino. Va bene, allora siamo così, almeno tu. Fai così, va. Si è rimesso come era prima. Vabbè, uguale. Guarda come si fa. Bravo, spostalo. Comunque, allora, positivi. Però qualche riserva. Allora, il primo superiore probabilmente. Per me sì, io lo dico sempre, non sono un fan, non ho mai detto niente. E già avvicinarmi al primo non è stato facile, però certo, mi è piaciuto tanto. Questo secondo, a mio avviso, mostra tanta spettacolarità a differenza del precedente, mostra tante cose wow, però si perde un po' quella linearità. Sì, quella linearità è molto più spezzettato, più compatto il primo era. E poi, a differenza del nostro Luca, ma anche degli altri, per me ci sono tante cose che vengono accorciate, che vengono riassunte. Per me, se ci fossero stati tre film sul primo romanzo, da quel che mi avete detto, pieno di cose, sarebbe stato più interessante. E già dei tagli c'erano nel primo rispetto al romanzo, quindi probabilmente, non so, ha corso un po' nel finale. Però io lo ribadisco, nel primo succede talmente meno roba ancora, sì, che forse era più semplice. Sono un po', certo, è una scelta fra i due, no? Però il nostro Luca cosa dice? No, secondo me nello lineare concordo, perché tra virgolette saltano un po' dei personaggi già a narrazione avviata, sì, e quindi destabilizza un attimo, perché poi tra nomi, posti, rimane un attimo scombussolato. Ecco, state facendo falliti. sì, facciamo adesso, liti tutti. Vogliamo sapere la sua. Signor Mattioschi avrà da dire. A livello di spettacolarità è vero, è spettacolare, però un po' l'ho definito bello ma non balla. Bello ma non balla, bellissimo, bello ma non balla. Forse vederli entrambi vicini uno dopo l'altro, io non lo rivedo da tanto. Io invece primo, l'ho rivisto ieri. Quindi forse ce l'hai anche più fresco, però sì, vedremo. Sì, però ti dico, già sul finire del primo, quando Paul Atreides si trovava di fronte il verme delle sabbie dopo aver percorso più il deserto, cioè mi mancava l'aria, qua sin dall'inizio ti caricano di adrenalina e non un po'. Capisci? Resti un po' così. Va bene, cioè, vado a sentire gli altri. Andiamo a sentire anche gli altri, Luca, come al solito. Grazie Luca. Su Instagram. Allora, uomini, Travatar ha un'opinione, ha detto una frase alla fine film Travatar. Che merda! Molto pacatamente. No, io sono molto sollevato perché pensavo di essere come al solito l'unico, che ero già lì a disperarmi, a trifonarmi le palle. Invece ho degli alleati potenti. Chiariamo, a me l'uno piace più che a lui, ma cacchiarola, sta roba è un disastro. Non è lo stesso. Cioè, dovrebbe essere una parte 2, sono due film diversi, è cambiata la fotografia, sono cambiati certi personaggi, cambia un po' il tono, è un pastrocchio ed è una presa per il culo, perché io odio i francesi, sì, mamma, vai. Debots, anche lei, aiuto, intervista doppia. Perché lui veniva salvi. Per me no. Per lei è no. Per me no. Ci sta, bel riassunto. Io sono molto deluso perché avevamo preso le più grandi aspettative. Io ho preferito il primo sicuramente. Certo, c'è da dire che forse nel primo, l'ho già detto prima, succedeva talmente poco che forse era anche difficile sbagliarlo. Qui forse succede poco nella prima parte, troppo alla fine, si corre un po' e dovrei rivederlo sicuramente, perché non mi sento. Però dico che sia a livello narrativo sia a livello tecnico è un'involuzione pazzesca. Addirittura. Da tutti i punti di vista. A livello tecnico meno. Ok. Più a livello narrativo. Però c'è un distacco. Mi sembra che Villeneuve, cioè, sia veramente, l'ha detto ultimamente, del fatto che lui adora anche il cinema muto, lui preferisce raccontare per immagini. Infatti si vede. Mi sembra che gliene freghi poco di raccontare il resto. C'è anche un plot twist che non diciamo, che però secondo me poteva gestire meglio, perché viene buttato un po' lì. Sì, tutto molto rapido, molto. È epico, ma non lo so, gli manca. È sempre esatto, sempre più bello, ma questo ma. Quindi ragazzi, ci sta. Ora sentiamo il signor Mattioschi. Bella così corlata.
base. Oh mamma mia. Ti salutiamo. Niente, signor Matteo Schirei. Vuoi parlare di quanto è bella la loro storia? Ti lascio il posto. Allora, diciamo che, senza spoiler, ci sono secondo me un po' di rivelazioni anche. Che non servono un cazzo. Che lui sbatte lì, disinteressato verso l'approfondirle. No, ad un certo punto c'è un colpo di scena che dovrebbe essere rilevante, no? E ho pensato, ma com'è successo? Con quali modalità? Non racconta nulla? E il suddetto colpo di scena sulla trama non ha il benché minimo effetto. È come se scoprista all'improvviso che l'uomo che sapeva troppo in realtà non sa nulla. Esatto, è solo, ma... solo tuo padre, così per dire. È mio papà, ma non cambia nulla a livello di dinamiche del canale, di quello che dice abitualmente, non cambia niente. Non lo chiamo neanche papà. Però il colpo di scena c'è. Però il colpo di scena c'è. Oh. Poi c'è da dire questo, io non... cioè non abbiamo letto noi... No, infatti noi parliamo da ignoranti. E spesso mi è capitato di sentirmi un po' in deficit. Cioè, nominano delle cose, danno per scontate delle cose che mi ha fatto dire ok, forse avrei voluto spiegare. Poi noi l'abbiamo visto anche con i sottotitoli in inglese, che non so quanto abbiano aiutato. Non hanno aiutato molto. Io vi dico che Paolino a un certo punto fa, ci ho capito una sega. Comunque io sono più positivo. Ma c'era tanta gestualità. C'era molta gestualità. Ma sì, il veneziano, sono tutti i gesti. Ratolla, la fiera. La laguna. È quella che conta. 1000 personaggi, ma li fanno in 3. Va bene, Florinosco vuole dire qualcosa, vuole dire una parola? Che una dormitina magari si poteva anche fare. Prima parte sì. Diciamo, un po' di dormiveglia. Sì, ma nel senso di nanna. Sì, dormiveglia. Prima dormi e poi veglia. Va bene. Non c'è molta positività. Vedremo. Io vi dirò meglio la mia quando arrivo a casa. Allora, sono qui con il signor Emilio. Io ho trovato molta negatività altrove. Io e Paolo siamo i più positivi. Preferiamo il primo entrambi. Un po' più coeso come film, forse perché succedeva talmente poco che era facile sbagliare. Qui un po' di fretta, soprattutto nel finale, e non lo so, una voglia di Villeneuve di mostrare, di stupire, di, come dire, di suggestionare, ma meno di raccontare forse un po' le emozioni, un po' freddino, non lo so. Lei cosa mi dice? Parlo da fan o da... Parta da fan di Dune, da uomo che sa tu, che ha letto ogni pagina. Era molto difficile adattarlo. Se posso aggiungere di qua? Libertà, molte reinterpretazioni. Sì. Noi siamo, ti intervistiamo così. Sì. Hai preso molte libertà creative, tra cui la guerra dura 3 anni nei romanzi, qui sono meno di 9 mesi, quindi perdiamo alcuni spunti. Okay. La simbologia, alcune sono forti, altri meno, soprattutto Shailu, la divinità del deserto. Grande maiala. È diventato praticamente un autobus. Bello da vedere. Però si è persa un po' quella tematica forte. Ok. Però io quindi ha ridotto molto, forse anche per portarlo in scena in maniera... Per portare al pubblico generalista funziona. A livello di fan ha quelle letture che avrei voluto vedere di più, però l'emozione c'è. Cioè, dall'altra parte se il fan è critico, il fan anche emerge e dice cazzo. Però fra tutto il gruppo per me va bene. Sei... E forse vostra, è il più positivo, dalla parte vostra è il più positivo. Ok. Dune parte 2 di Denis Villeneuve, posterino, andiamo a riporlo, tanto lo state vedendo anche qua in versione digitale, omaggio molto carino, Arcadia Di Melzo sempre veramente veramente uno di, il miglior cinema sicuramente in Italia e anche paesi vicini nei quali io sia mai stato, veramente lode l'Arcadia Di Melzo, lo dico sempre, se potete andate all'Arcadia, provate l'esperienza Arcadia con un bel film, un film gigantesco tipo in questo caso Dune, fatelo assolutamente. Avete già visto diciamo il vlog di avvicinamento alla recensione, quindi con anche un po' di pareri sparsi qua e là di un po' di colleghi e amici, tutti molto negativi, come avrete visto. Io e il buon Paolino, protagonisti praticamente del vlog, siamo forse i più positivi. Io nel lungo viaggio che poi mi separa per tornare a casa, fate conto che ho una quarantina di minuti comunque di auto, dove spesso magari ascolto qualcosa, qualche podcast, qualche altro amico recensore, insomma ho sempre modo di riflettere, no, sul film. Chiaramente i film, diciamo, non si possono recensire davvero dopo la prima visione, lo sappiamo, una recensione prevede veramente un'analisi del film, magari rivederlo più e più volte, magari addirittura veramente prenderlo poi in formato fisico o digitale
fermarlo, guardare le inquadrature, rivedere il primo e il secondo assieme nel caso di una saga per fare un confronto. Cioè, veramente andrebbero molto sviscerati i film. E infatti, spesso io lo dico, anche se le chiamiamo recensioni, sono veramente delle opinioni così dettate un po' dall'emozione, dall'emotività, dall'aver visto appunto per la prima volta un film. Quindi chiaramente può esserci sempre un po' di confusione, un po' di idee che poi nel caso cambieranno in futuro, special modo per film come Dune, per film come Dune. Perché Denis Villeneuve è comunque un regista che, a detta sua, fra l'altro, guarda molto l'immagine, cioè guarda molto il racconto per immagini, le sensazioni che il cinema dà. In questi giorni ha detto che a lui è poco interessato ai dialoghi, li trova quasi noiosi, preferisce fare film muti piuttosto, ma che abbiano una grande componente visiva che racconti magari l'emotività dei personaggi, o comunque porti in scena quello che lui vuole raccontare. Attenzione, perché poi ho sentito molti dire, no, gli sceneggiatori ringraziano. No, chiaramente uno sceneggiatore scrive anche quello che accade in un film. Uno sceneggiatore coreografa un combattimento, dice dove si trovano i personaggi, cosa succede, le scene d'azione. Cioè, uno sceneggiatore è colui che costruisce comunque il film, no, a livello di progressione, e in più poi scrive anche i dialoghi. La sceneggiatura però non sono i soli dialoghi, altrimenti poi si fa l'errore di chi magari legge un fumetto muto con solo le immagini e dice che lo sceneggiatore non ha fatto niente. No, lo sceneggiatore ha detto cosa doveva esserci in ogni immagine e come il disegnatore avrebbe dovuto farla, soprattutto quando si parla di lavoro a due, no? Quindi lo sceneggiatore che scrive tutto e il disegnatore, diciamo, che esegue le richieste dello sceneggiatore, ogni tanto magari ci mette del suo, no? Vabbè, ci sono i mangaka che fanno tutto loro, insomma, non allunghiamo il discorso, però avete capito, no? Cioè, uno sceneggiatore, è bene ricordarselo, non è colui che scrive solo i dialoghi. Ci sono quelli che scrivono solo i dialoghi, infatti si chiamano dialoghisti per un motivo ben preciso. Finita questa piccola parentesi sulle sceneggiature, sui dialoghi, sul pensiero di Villeneuve, beh, è un pensiero che in questo film c'è molto, c'è, è presente, forse molto di più che in tanti altri film del regista, penso a Blade Runner 2049. Parlando di piacere personale, l'ho già detto prima, questo Dune 2 mi è piaciuto, è un film maestoso, un film gigantesco, un film visivamente fuori di testa. Ci sono dei momenti, delle inquadrature, delle scelte registiche che io ho trovato pregevolissime, con tra l'altro anche un comparto sonoro, un comparto musicale senza nessun senso, cioè veramente siamo davanti a cinema con la C maiuscola, ok? È proprio qualcosa di grande, di grandioso. Quello che forse manca un pochino a questo Dune, e che già mancava alla prima parte, è forse una sorta di trasporto emotivo, vista la freddezza generale dell'opera. In generale, credo che Villeneuve porti in scena un film piuttosto freddo. Il suo film meno freddo probabilmente è veramente Blade Runner 2049, che però vive tanto anche secondo me dei ricordi, della nostalgia di essere un legacy sequel, di avere un Harrison Ford, no, che comunque si fa trasportare diciamo da quello che era la sua esperienza passata del primo Blade Runner. Cioè il calore esce, diciamo, per vari elementi che non sono quelli che magari ci mette dentro Villeneuve. In Dune e in Dune 2 una certa freddezza, che fa ridere perché sono su Arrakis, il pianeta del sole, lo so, è un pochettino traspare, nel senso che ci sono alcuni rapporti tra personaggi che ho trovato un po' accennati, e non dico falsi, chiaramente, però si percepiva che erano un po' più artificiosi. Probabilmente lo stesso Dune, il romanzo, il modo di raccontare è più algido, più freddo rispetto magari a altri tipi, no, di fantascienza che sfora quasi nel fantasy, diciamo. E quindi probabilmente anche un elemento dell'opera originale, però c'è, e posso capire che ad alcuni questa cosa possa non far scendere un pochino, no, l'interesse in quello che si sta vedendo, perché c'è il solito leitmotiv, no? Mi interessa vedere quello che sta succedendo ai personaggi, mi dispiace se uno di loro muore, mi dispiace se vincono, se perdono, no? Le domande che di solito uno si fa quando va al cinema. Non nego che è capitato durante la visione del vecchio Dune, del primo, della parte 1 e della parte 2, di avere un po' pensato che forse non ero davvero interessato al destino del pianeta, al destino dei personaggi, quanto di più incantato dalle suggestioni che Villeneuve voleva portare fuori. E probabilmente è quello anche che ha voluto fare.
non mi sono mai ritrovato in lacrime durante Dune, non mi sono mai ritrovato felice perché si era stata vinta una battaglia, o che magari un cattivo morisse o venisse sconfitto perché finalmente aveva pagato per i suoi crimini, no? Qualcosa che non mi è successo, magari è anche un problema mio con questo tipo di narrazione, questo tipo di film, ma vi assicuro che spesso piango o mi emoziono anche per le cose più sceme, perché sono facile da portare via, vista la mia grande passione per il cinema. E tutto ciò può, lo dico, no? Appunto, essere un lato negativo, magari per qualcuno, in parte secondo me lo è, a livello proprio narrativo, ma non inficia, secondo me, il giudizio, perlomeno non drasticamente, che resta comunque positivo. Ho preferito la prima parte, come ho detto prima, c'era più coesione, era meno sfilacciata. Questa Dune parte 2 soffre di una eccessiva corsa, paradossalmente, probabilmente imposta anche dall'alto. Magari Warner Bros. Ha detto, nel primo film ti avevano criticato il fatto che c'era poca azione, serviva più che succedessero più cose, non lo possiamo comunque far durare 4 ore la seconda parte, quindi comunque in 2 ore e mezza cerca di fare quello che devi fare, insomma una serie di cose, più magari un interesse minore da parte del regista di narrare alcuni rapporti umani a dispetto appunto di qualche riflessione più metafisica, o anche qualche critica di livello sociale, di livello ambientalista, come diceva il buon Emilio prima nel vlog, e quindi probabilmente ha deciso di sforbiciare in alcune parti che a livello di messa in scena, di intrattenimento, di intrigo politico avrei preferito forse un po' più approfondite. Se non avete letto i libri, io credo che delle mancanze si sentano, ci siano. Io alcune volte mi sono ritrovato un po' a chiedermi dei perché, a chiedermi alcuni snodi narrativi, se fosse necessario effettivamente tralasciarli, così come alcuni colpi di scena mi sembra siano stati buttati un po' lì. Insomma, c'è qualche dubbio a livello di scrittura in questo Dune parte 2, la positività nella mia percezione del film in questa recensione resta molto alta, proprio per quello che alla fine deve fare il cinema, cioè emozionare con le immagini. E in effetti questo Dune lo fa, cioè le immagini sono emozionanti, l'epica si percepisce nelle immagini, nelle inquadrature, nella fotografia, di quello che poi è un film molto separato, perché dicendo che ho preferito comunque la parte 1, sembra quasi che, cioè, uno può dirti, ok uomo, hai preferito il prologo, la prima parte di un film unico, però in realtà no, perché questo Dune parte 2 è proprio un film diverso, cioè si vede che sono stati girati come 2 film separati, magari anche con 2 intenti separati, budget, tempistiche, cioè sono proprio 2 film, non è un film girato lungo e poi diviso in 2 parti, e lo dimostra la sua produzione, però non è come altre situazioni dove effettivamente si può star giudicando una prima parte piuttosto che questo, è proprio un sequel. Cioè questa parte 2, che poi quasi sta a indicare effettivamente, no, il secondo tempo di un film, è un effettivo sequel. Questa cosa è molto, molto importante che traspaia. Cioè è proprio un secondo capitolo girato come film però stand alone. Quindi se a me, io ho preferito il primo, ho preferito comunque una costruzione con un inizio e una fine e non la prima parte di un prodotto. Volevo specificare questa cosa. Ho trovato il cast comunque molto molto azzeccato, un paio di personaggi secondo me sono un po' sprecati, credo che il personaggio di Batista, che trovavo sprecato nel primo, anche qua vada drasticamente sprecato. C'è un antagonista so che anche nel libro non ha una grande parte, a quanto pare qua addirittura maggiore, e anche lui mi sembra in parte sprecato. Chi funziona di più sono sicuramente Timothée Chalamet e Zendaya, anche con la loro storia, e tutta, soprattutto la prima parte di questo Dune parte 2, quindi la prima parte di una parte 2, è quella secondo me costruita meglio, perché si vuole arrivare a un climax, insomma fate voi, che poi arriva e da lì comincia la rincorsa, che secondo me fa un po' inciampare il regista nella parte finale.
Probabilmente rivedendo i due film veramente uno dopo l'altro si ha ancora più chiara l'idea di quello che volesse raccontare Villeneuve, e comunque ripeto, il film viene portato a casa dal regista in maniera super convincente, con veramente uno sfoggio di abilità registica, secondo me, di linguaggio cinematografico veramente da studiare. Cioè, credo perderò diverso tempo quando Dune diventerà appunto una copia fisica, una copia digitale da qualche parte in streaming. Perderò molto tempo a fermare le inquadrature, a cercare di capire dove fosse la macchina da presa in questi scenari fantastici, che siano reali o ricostruiti in CGI. Mi è piaciuto anche tanto come abbiano voluto mostrare l'evoluzione di alcuni personaggi tramite l'uso del linguaggio, e a volte invece tramite l'uso del linguaggio del corpo, no? Degli sguardi. Quindi, per tornare al discorso di Villeneuve, che dice: trovo inutili a volte i dialoghi. È un tipo di fantascienza più tendente al fantasy, come dico sempre, e forse non per tutti. Probabilmente chi si aspetta qualcosa di molto rocambolesco potrebbe restare un po' deluso, nonostante quale scene d'azione ci siano, e si capisca che probabilmente è stato spinto un po' all'acceleratore per accontentare chi era rimasto un po' scottato dalla parte 1. Però è sicuramente un tipo di racconto metafisico, è un tipo di racconto veramente cervellotico, che poi ha veramente queste ingerenze religiose e di critica poi esterna, quella che può essere la soggettazione delle masse da parte delle religioni o comunque di chi ci vuole governare, che insomma viene abbastanza platealmente, no, spiattellata allo spettatore, e che porta comunque delle riflessioni molto, molto interessanti. Quindi è un gran film, però imperfetto, con qualche imperfezione di scrittura che su di me non ha pesato così tanto, ma sentendo anche le rimostranze di chi prima nel vlog era molto più scocciato di me e ad esempio del buon Polino, ecco, sono queste rimostranze che mi fanno comprendere anche il perché possano nascere. Cioè, quel tipo di film che quando lo guardi magari rimani innamorato, ma dici però capisco che questo passaggio potrebbe indispettire alcuni. Ci sono poi delle cose, tipo un paio di colpi di scena, che anch'io ho gradito poco come sono stati messi in scena, sia a livello di utilità che proprio di messa in scena. Però non voglio dire di più perché sarebbe un po' un grande spoiler, anzi magari adesso faccio una brevissima parte spoiler e li dico. Credo di aver finito qua con quello che dovevo dire di Dune, un po' perché poi torneremo sicuramente nell'argomento anche durante le mie live, durante le mie ospitate in altri canali. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Twitch, perché chiacchieriamo di tante cose, di cinema, di fumetti, di videogiochi, di arte contemporanea, insomma di cultura pop a 360 gradi, e voglio sentire la vostra. Parleremo ancora tanto di Dune nelle settimane, nei mesi a venire, magari aspettando il terzo capitolo che Villeneuve vuole girare, quindi il secondo libro che dovrebbe girare tutto in un terzo capitolo, e quindi insomma torneremo a parlare di questa saga. Io vi saluto, aspetto i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere, ovviamente senza spoiler, se volete farne scrivete grosso spoiler e poi ne parliamo. Adesso dico due robe spoiler e poi chiudo anche per chi il film lo ha già visto, quindi scappate se non volete sentire spoiler su Dune. 3, 2, 1... Buon Timothy Chalamet, un po' come Ray Palpatine, quindi si vede che forse Star Wars si è abbeverata ancora anche per i nuovi film da Dune, e scopre di essere un Harkonnen. Ecco, quello è il colpo di scena che, anche il buon Matioski diceva, non ha in effetti una grande utilità narrativa, cioè non ha un ruolo effettivo narrativo, se non, come diceva il buon Emilio durante una chiacchierata, quello forse di farci capire che effettivamente non esistono buoni e cattivi. Il sangue è un po' sempre quello, e c'è chi è un po', forse un po' meno cattivo rispetto a un branco di cattivi più generici, no? Un po' questa cosa della malvagità. Però ecco, anche la messa in scena non mi è piaciuta tantissimo. Viene in questo dialogo un po' buttato lì, la musica sembra quasi neanche essere, no, calzante al momento per
far capire allo spettatore che ha appena assistito a qualcosa di importante. Diciamo che è proprio segno che Villeneuve è meno interessato davvero a raccontare queste inezie, probabilmente davanti alla grandiosità di un paesaggio. E ci sta, ripeto, ci sta, magari è una scelta che non tutti possono condividere. Per quanto riguarda poi la battaglia finale, la corsa si percepisce, il tempo viene rallentato, insomma le guerre che dovrebbero durare, informandomi comunque, invece che 3 anni, solo 9 mesi, insomma alcuni cambiamenti rispetto al libro che probabilmente sarebbero stati anche sbagliati, però sicuramente hanno fatto sì che la narrazione dovesse un po' correre. Il personaggio di Battista fa una morte, non lo so, veramente anticlimatica, e anche la battaglia finale tra quello che è il governatore oramai di Arrakis e il personaggio di Chalamet, che dovrebbe diventare lui, diciamo, il nuovo governatore, mi sembra un po' anche quella un po' tirata via. Non lo so, diciamo che probabilmente scrivendo una saga di tipo cinematografico, volendo già staccarsi dal libro, quasi avrei fatto sì che il nipote dell'Arconnen, diciamo, principale sopravvivesse magari per un sequel. È vero, qualcuno potrebbe dirmi no, ma guarda che appunto il combattimento finisce che lui vince, no? Insomma, qualcosa so della trama del libro di Dune, però proprio perché hai cambiato delle cose forse l'avrei portato avanti, perché tutto il film comunque si basa veramente sul vedere addestrare entrambi, no? Cioè è veramente Rocky contro Ivan Drago. Abbiamo Chalamet che comunque abbraccia il suo diventare il messia di Dune, diventare colui che è il prescelto che guiderà i Fremen, e dall'altra parte abbiamo il figlioletto, anzi il nipotino del politico di turno, un po' viziatello, cattivissimo, che si allena e non si allena, perché comunque in realtà è già nato pronto, no? Gli affilano le lame, gli fanno fare i combattimenti un po' finti, cioè vediamo veramente il bianco e il nero, no? che crescono e poi devono arrivare a sfidarsi. Ecco, forse un po' anticlimatica tutta quella parte finale, in quella stanza tra l'altro anche molto piccola, no? Dopo tutti questi grandi spazi che Villeneuve ci ha raccontato, non lo so, un po' di anticlimax l'ho sentito, pur in realtà essendo molto interessato a quello che succederà poi. Ripeto, io non ho letto i romanzi di Dune, in realtà lessi il primo al liceo, ma dirvi che me lo ricordo sarebbe un po' mentire. Però anche il signor Emilio e anche altri che l'hanno letto hanno, cioè, anche il signor Emilio lo dice, grande esperto di Dune, io a volte ho gioito, ho intuito delle cose perché chiaramente le avevo interiorizzate. Per uno completamente vergine dei romanzi, secondo me una buona parte di mitologia va veramente persa. Ripeto, Villeneuve è interessato ad altro piuttosto che a raccontarci quella, quindi si può anche capire. Poi è comunque una saga con dei fumetti, con forse dei telefilm, la serie sulle Bene Gesserit arriverà, non arriverà, insomma un po' di espansione c'è. Però ecco, io forse alcune cose le avrei raccontate meglio, mettiamola così, avrei dato più dettagli, avrei preferito uno spiegone in più che di solito evito, ma che in questi casi forse potrebbe essere stato interessante. Quindi, insomma, a livello di scrittura credo che la saga di Dune cinematografica di Villeneuve non sia tutt'altro che perfetta, ma come per tanti altri, come in generale dovrebbe essere per il cinema, poi alla fine è la messa in scena che vince davvero. E ribadisco, il film secondo me è veramente un gioiello da quel punto di vista, e mi è piaciuto, e non, sono anche interessato di vedere dove ci vuole portare Villeneuve con l'eventuale terzo capitolo, che comunque dall'accoglienza che mi pare stia avendo, credo che se si rifletterà sugli incassi dovrebbe arrivare sicuramente. Io voglio sapere la vostra, appunto, di chi l'ha visto, mi raccomando state attenti, se volete spoilerare avvisate. Noi ci vediamo a un prossimo video, vi aspetto su Twitch, su tutti i miei social, qua sotto trovate vari link sia per seguirmi sui social che per venirmi a trovare nel canale Telegram, che su Twitch, che per supportare quello che faccio, quindi date un'occhiata qua sotto nella descrizione video per andare un po' a esplorare le mie 1000 sfaccettature, e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!